È stato molto difficoltoso perché in realtà non era di così immediata lettura e non sono neppure sicura di aver indovinato. Se non avessi saputo che una delle due era generata da un'intelligenza artificiale, non me lo sarei immaginato. Da una parte ho visto più un aspetto storicistico, più vicino a una sensibilità che probabilmente non era quella della stessa autrice, però è più vicina alla nostra. Non si riesce effettivamente a distinguere la differenza, a percepire la differenza, quindi è proprio di andare di pancia, per cui non so se ho fatto bene o ho fatto giù. Ci si chiede se invece non sia possibile attribuirla all'intelligenza artificiale proprio per la componente magari di sentimenti umani stereotipati, un'imitazione da parte dell'intelligenza di qualcosa che possa essere attribuito all'aspetto emotivo dell'uomo. Quindi è un pochino difficile decidere. Forse è più facile simulare il dialetto che la passione che l'attrice ci mette. Quello può dare l'impressione che sia la vera, ma non mi convince. Molto interessante e grazie. Sicuramente sarà sorprendente. Curioso. Futuristico. È molto immersivo. Come descriverei Artemisa, tra l'altro?